Il rispetto per il territorio si impara dietro i banchi di scuola. Lo sa bene l'Unione Veneta Bonifiche, che ha presentato negli scorsi giorni il progetto didattico dal titolo Acqua, Ambiente e Territorio alla scoperta dei consorzi di bonifica. La lezione inaugurale del progetto ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Paese. Per la prima volta le prese con materie insolite come salvaguardia idraulica del territorio, uso della risorsa idrica a fini irrigui, cambiamenti climatici, attività dei consorzi di bonifica. Per tutto l'anno scolastico i ragazzi saranno accompagnati in un percorso fatto di laboratori multimediali, lezioni in aula, visite guidate ai luoghi di bonifica, supportati da un innovativo strumento didattico, il diario di Alex e Flora. È composto da alcune schede che in realtà toccherà i temi più importanti, quindi dal ciclo dell'acqua in modo particolare, alla conoscenza dei consorzi di bonifica, alla sicurezza idraulica e all'irrigazione, i cambiamenti climatici del nostro territorio, oltre che a un momento un po' più ludico dove faremo giocare i bambini con un gioco dell'oca della bonifica e una scheda finale per quanto riguarda invece la parte centrale del corso, che saranno i laboratori multimediali che verranno realizzati per far sì che i ragazzi si impegnino a realizzare dei supporti tipo video, degli spot, dei cartelloni pubblicitari. Il tutto servirà per costruire questo grande evento finale che realizzeremo a Padova durante la settimana della bonifica e dell'ambiente a maggio, dove riuniremo tutte le classi di questo progetto di tutto il Veneto in un grande evento per mettere in mostra i laboratori, i lavori e in realtà confrontarsi con tutte le scuole che abbiamo messo all'interno di questo grande percorso dell'acqua. Ringraziamento al Consorzio Piave, che è il consorzio che gestisce il territorio del Comune di Paese, per questa iniziativa che io ritengo veramente interessante. Tra l'altro abbina la teoria con la pratica, perché poi alla fine del corso si andranno a visitare alcuni impianti del consorzio che saranno molto interessanti. Le finalità che ci prefiggiamo di quello di portare avanti un ragionamento con le scuole estremamente utile per il futuro del nostro territorio e dei nostri figli. E quindi è importante far capire ai bambini, agli alunni, che poi spero lo trasmettino ai propri genitori, quindi lo riportino nella collettività, cosa significa e da dove arriva l'acqua, perché a volte si dà per scontato che l'acqua che si vede nei canali sia un'acqua naturale, un'acqua di risorgiva. Per quello che riguarda il paese questo non è, quindi è importante che si faccia questo percorso di conoscenza sia interna attraverso dei laboratori che esterna con delle visite didattiche, appunto per far capire, far toccare con mano qual è e da dove viene l'acqua di questo territorio.